Io non posso non condividere gli interventi fatti sia dal consigliere Polizio tecnico e parte del ragionamento che ha fatto il consigliere Giugni. Consigliere Giugni, si può accomodare l'argomento? No, soprattutto non deve commentare. Grazie Presidente. Io, in verità, è la terza volta che faccio il consigliere comunale, quindi un minimo di esperienza già adesso ce l'ho, però devo rilevare con rammarico che il modo con cui ci si approccia ai consigli comunali, e quello di stamattina è un ulteriore esempio, è approssimativo e soprattutto non rispettoso delle regole politiche. Bene, questa mattina, e torno un attimo indietro per poi affrontare il ragionamento sul regolamento, abbiamo assistito alla presentazione di un protocollo di intesa con alcune associazioni, sindacati, serviti disoccupati, sui quali insomma c'è la massima solidarietà. Siamo stati costretti a integrarlo dicendo: guardate, è immaginabile coinvolgere su una questione così delicata tutte le sindacati, tutte le associazioni, perché il lavoro non può essere esclusivo, ma è un progetto generale. Il sindaco presenta un protocollo di intesa, che è giusto che sia sottoscritto dal sindaco, e anziché relazionarlo assistiamo a una relazione di un assessore che, pur avendo la carica da lavoro, sottrae innanzitutto una funzione amministrativa che è data e conferita dal regolamento del ciclo comunale, consiglio comunale, assessore Tarzini, ma soprattutto anziché fare interventi di tipo gestionale si lascia andare in considerazioni politiche, alcune delle quali improntate anche a un ragionamento di spesa, riduzione dei costi, riorganizzazione della macchina comunale, che sono quelle cose che il Partito Democratico sta chiedendo alla propria maggioranza da 3 mesi, ma che puntualmente su ogni atto viene completamente disatteso. E il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale è l'ennesima conseguenza di questo, perché quando il consigliere Polizio dice: io volevo assicurarmi il merito di dotare il comune di un regolamento che è innovativo, che rappresenta la novità, che può rappresentare veramente un punto qualificante dell'attività amministrativa, non dice una cosa sbagliata. Io poi aggiungo che il Partito Democratico voleva mettere in campo una riforma seria, profonda della macchina comunale, che andava nella direzione della riduzione dei costi, dello snellimento e soprattutto dell'efficacia e dell'efficienza, che con le commissioni vengono, sono concetti che vengono accettuati. Vedete, io ho fatto parte delle commissioni consigliari, sono uno che dipende dal prodotto dalle commissioni consigliari, perché in quella sede ho lavorato, ho lavorato anche da me. Però vedete, quando il Presidente del Consiglio, non il Consigliere Comunale, il Presidente del Consiglio eletto da una maggioranza non indicata, eletto da una maggioranza, si fa carico di proporre alla sua maggioranza un regolamento che va in quella direzione, perché discutere con 7 consiglieri comunali è una cosa, discutere con 12 o 15 consiglieri comunali è un'altra cosa, anche perché nel frattempo il Consiglio Comunale è passato da 3 a 24, quindi c'è stata una disposizione che riduce il numero dei consiglieri comunali. Io penso che su questo occorreva adeguare anche le commissioni. Si chiede un rinvio,
conversione che stava all'ordine del giorno, sul quale il Partito Democratico non può e non deve essere d'accordo, dicendo di rinviare tutto alla Commissione Affari Generali, quando, come dice giustamente, non si viene fuori sentito, l'unica commissione competente ad osservare proposte e modifiche regolamentari è la Conferenza dei Capigruppo. Quindi, anche in questo caso, il percorso che si incarica dalla Presidenza del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza propone e la Conferenza dei Capigruppo osserva, è un percorso corretto. Si richiama al nostro concetto di partecipazione, di proporzionalità. E vedete, non il regolamento, ma il 267/2000 individua una differenza tra permessi distribuiti e permessi non distribuiti, assicurando per l'espletamento di mandato le famose 24 ore a cui qualsiasi consigliere comunale si può appellare per partecipare non soltanto all'attività delle commissioni, ma semplicemente per esercitare il loro mandato. Su questa difficoltà, su questa tensione che si crea all'interno della maggioranza, siccome il Partito Democratico è ribelle, come dice Massimo Iunice, ma in alcuni momenti si deve assumere anche la responsabilità di mettere in campo proposte, idee che cercano di unire una maggioranza, perché qua il problema non è sfruttare il Presidente del Consiglio. Il problema non è il Presidente del Consiglio, il problema è molto più alto. E convoca una conferenza, approva la sospensione, va in conferenza dei Capigruppo e propone, fa una proposta che secondo me può essere di mediazione, rispetto alla quale la maggioranza, d'accordo, in accordo con parte dell'opposizione, decide di alzare il muro contro il muro, allora significa che c'è un progetto politico chiaro in atto che non tende a salvaguardare la maggioranza, ma a disaggregare e a disaggregare. Vedete, noi siamo in un momento, diciamo, un po' particolare, un momento molto, molto critico per questa amministrazione. Il Partito Democratico si rende conto, insomma, che esistono delle grossissime difficoltà. Io credo che sia giusto da parte del sindaco, che poi è il massimo esponente di questa amministrazione, partire dalle difficoltà più basse per cercare, se c'è l'intenzione, noi su questo siamo sempre disponibili, però rivendichiamo all'interno della maggioranza nostra dignità e il nostro ruolo politico amministrativo, se ci sono le condizioni per superare queste difficoltà per le avanti, non mortificando e non penalizzando il Partito Democratico. Faccio alcune altre piccole considerazioni che mi sembra rilevante e poi intervenire successivamente, dicendo che si è perso un altro motivo. Il regolamento era un'occasione per mettere assieme la maggioranza se ce n'era la volontà e soprattutto di offrire un servizio alla città e un'organizzazione diversa al Consiglio Comunale. Si è cercato di andare in un'altra direzione, una direzione che noi non condividiamo e su questo rappresentiamo in maniera chiara e netta tutta la nostra difficoltà. Grazie, consigliere Mazzo.